Buon pomeriggio a tutti, questo è lo stand di Entertainment Game Arts, una società fondata in sinergia con musei e altre associazioni proprio per promuovere e diffondere la cultura e la storia di diversi luoghi d'Italia. Qui dietro di me potete osservare il grande cartellone di Festa Etrusca, la storia si racconta. È un evento che è stato realizzato lo scorso settembre in collaborazione col Museo di Villa Giulia e ha avuto grandissimo successo. Ci sono state molte presentazioni di libri, conferenze, rievocazioni storiche molto interessanti e anche laboratori per i bambini molto formativi. Potete vedere degli esempi pratici di quello che è il nostro lavoro. Questo per esempio è un gioco di ruolo molto interessante ed si basa sull'ultimo giorno di vita dell'imperatore Domiziano ed è realizzato in inglese in modo che si possa giocare anche a livello internazionale. Ecco qui il volantino con tutta la storia del gioco. Questo invece è un altro esempio, un'altra applicazione a pagamento realizzata per i bambini, si chiama Time Tales. È un gioco sugli Etruschi e parla di uno studente che in visita al museo viene catapultato indietro nel tempo dopo aver toccato un antico vaso che si illumina all'improvviso e quindi poi viene aiutato da una sua coetanea etrusca per tornare indietro. Però nel frattempo fa tutto un viaggio nel mondo degli Etruschi ed è molto interessante. Questo invece è di Umbrian Chronicles, è un altro gioco per valorizzare il territorio appunto di Spoleto e della Valnerina. Questo invece è un gioco di strategia mediterranean che studia e traccia tutte le rotte dei popoli fenici.